Buongiorno a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Oggi vi propongo dei bonbon al cioccolato deliziosi, senza latte, senza uova e facilissimi da preparare. Cominciamo. Fate ammollare 140 g di anacardi in acqua calda per 15 minuti. L'ammollo li farà gonfiare e ammorbidire. Trascorsi 15 minuti, versiamoli in un mixer insieme al resto degli altri ingredienti. 150 g di datteri senza nocciolo, 15 g di cacao amaro e 20 g di zucchero di canna. Io uso sempre quello muscovado. E infine una bustina di vanillina, un pizzico di cannella in polvere e la punta del cucchiaino di sale. Azioniamo il mixer finché formeremo una pasta. Se doveste avere difficoltà a formare l'impasto, potete aggiungere mezzo cucchiaino di acqua, non di più però. Adesso passiamo alla parte, diciamo, appiccicosa. Bagnatevi le mani con poca acqua e formate le palline con questo bellissimo impasto super appiccicoso. Io, a dire il vero, ho bagnato varie volte anche il cucchiaio che ho usato. Cercate di fare palline della stessa misura, così saranno più carine da vedere. Se volete potete pesarle, oppure potete usare un cucchiaio misuratore come ho fatto io. Una volta pronte mettete le palline in freezer per 15 minuti, mentre passiamo allo step successivo. Prepariamo il cioccolato con cui ricopriremo i bonbon. Fate sciogliere 100 g di cioccolato fondente al microonde o a bagnomaria insieme a mezzo cucchiaino di olio di cocco o olio di semi. Se usate il microonde, impostatelo con una potenza medio-bassa e mescolate di frequente. Ora che tutti gli elementi del puzzle sono pronti, non ci resta che assemblarlo. Ricopriamo le palline con il cioccolato fuso. Io ho usato due cucchiaini, con uno mescolavo la pallina e con l'altro la spostavo nel vassoio così da eliminare il cioccolato in eccesso. Infine non ci resta che decorare. Io ho usato polvere di pistacchio, cocco rapé e cacao amaro, ma la scelta è vostra, spazio alla fantasia. Lasciate asciugare bene e poi, che dire, buon appetito! Deliziosi! Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere quelli futuri. Grazie per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!